amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio. C'è fallo. Ha spazio sulla fascia. Effettente la conclusione. Palla recuperata. Origi. C'è spazio. Occhio. Origi. Splendida reazione del portiere. Da lì può segnare. Occhio. Il portiere si oppone. Spazza via. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Può andare in rete. Prova a tirare. E c'è il gol. Errore madornale e gli avversari ringraziano. Brahim Diaz ha approfittato di uno svarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Prova a giocarla in profondità. Occhio al tiro. Un sacco alle spalle del portiere. Il Lecce fa costruire il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. Perfetta parità dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Può provare. Il pallone spinge. Spazza via senza fronzoli. Decidono di giocarla all'indietro. Palla in avanti, verso il compagno. Krunic. Origi. Bella palla, devi approfittarne. Ecco il tiro. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Sono in vantaggio di un gol. Brahim Diaz. Sembra che voglia portarsi a casa il pallone oggi. Ci credo, Fabio. Ha già fatto due gol e ha ancora tempo per mettere dentro il terzo. Chance, un salvataggio molto efficace. Allontana il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Scatta verso il pallone. Se ne va. Pronto al tiro. E c'è il gol. Vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. La tipica azione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. La gioca in profondità. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova a verticalizzare. Provano a partire in velocità. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Non può sbagliare, ci prova. E sì, prova la rete. Con questo gol rientrano decisamente in partita.
proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegna, passare sotto la doccia. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Occasione per il contropiede. Cerca lo spunto. C'è spazio per calciare. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi. Sale la tensione. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico modo per cercare di tenere in partita i suoi. La toglie dalla porta! Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Prova con la palla lunga. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. E la difesa riesce ad allontanare. A sinistra con il passaggio. Non riesce a mantenere il possesso. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Pochi minuti, intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. E il portiere dice di no. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. La toglie dalla porta! Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Una scivolata abbastanza dura. Bennacer. Pallone lungo in verticale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova la soluzione in fascia. Cerca il compagno in incornata! Ha fallito una clamorosa occasione. Provano a ripartire da dietro. Mancano pochi secondi alla fine. Nello spazio cerca l'idea. Di Francesco riceve in posizione interessante. Donali. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. La gioca sulla destra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. È riuscito a passare. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Tocco preciso. Riceve il passaggio. È un grande riflesso qui. E l'arbitro chiude qui la partita.
La fame di vittoria è stata quella decisiva nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. Che tipo di partita hai visto? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.